Da San Benedetto del Tronto è qualcosa di incredibile. Riviera delle Palme, Ballarin. È vero, ballerino. 1960 e l'anno di io nascita. 3 63. Quartiere di San Benedetto, Maurizio. Lungomare. Squadra del cuore? San Benedettese. Quella lo sapevo. E io chiudo gli occhi e ho davanti l'Atletica. Sì. Quindi quel grande tono di voce, Hisham El Gerush, può essere? Bravo, sì, Noureddin Quello. Morsely, Quello. Tergat, Gebrselassie, ho avuto il piacere di commentare tanti record del mezzofondo, seconda metà anni 90, sono state esperienze molto belle. La testata era? A Telepiù all'epoca. Poi la track l'ho fatto un po' anche a Sky. Invece ripartiamo dall'inizio, la prima esperienza quale fu? Vabbè, ho cominciato giornalini locali, radio locale, TV locale. Ma proprio la primissima? La primissima, un articolo per un settimanale che usciva allo stadio. Fantastico. Articoletto, avevo 14 anni, però ero A molto orgoglioso. 14? Sì, però Firmato per esteso, sì. Sì. Era più lunga la firma che l'articolo, però. Il primo pagato? Il primo pagato, bisogna andare avanti un bel po' d'anni, perché per un bel po' d'anni non ho visto il becco di un quattrino. È un Primo classico. pagato, credo a TV locale, perché sì, è Qual era? quotidiano locale, TVS Onda San Benedettese, che con la carta stampata all'epoca non ricordo aver preso compensi. Ma erano Messaggero, Corriere Adriatico, No, 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 Carlino? dopo sono al Messaggero, sì, no, i Ah, ecco. compensi c'erano, io parlo quando ho cominciato con i settimanali che distribuivano allo stadio, quelli dopo la partita, no, lì non Quale ha vedevo nulla. fatto Maurizio di Quotidiani Locali? Messaggero. Ma c'era già un Bruno Ferretti? Come era un grande, Bruno Ferretti. E anche Paci? E Certo. calcio o vari? No, cronaca bianca. Insospettabile. Cronaca bianca. Politica e cronaca bianca. Fu l'unica Facevo esperienza? tutto tranne calcio e cronaca nera. Fu l'unica esperienza extra sport della sua carriera? Beh, no, anche al TV locale ho fatto extra sport, sì. E momenti belli, momenti come li ricorda? Beh, è stato molto formativo, è stata una bella esperienza, mi ha aiutato molto. E poi il grande salto è datato? A fine 92 a Telepiù, Quindi aveva chiamato dall'allora direttore il grande Rino Tommasi. niente meno. Niente meno. E aveva quanti anni quindi? 29. 29. E la progressione proprio, i primi anni di cosa si occupa Maurizio? Calcio internazionale. E poi dal 95 ho cominciato anche a fare l'atletica in giro per l'Europa. Quanti anni? Di atletica. Dal 95 fino a tutto il 2005. Ah, un decennio 11 pieno. anni, 11 stagioni, di cui 3 a Sky. Quindi il passaggio da Telepiù a Sky, Nel diretto poi. 2003, Oh, poi chiudo gli occhi e la leggo sul Messaggero ai mondiali del 2010, 2010 in Sudafrica. Leggevo anche Riccardo Gentile, sì. Sinergia, ma anche sul Gazzettino, Sul forse sul no, sul Mattino mattino di su Napoli, tutto il gruppo, su sì. tutto il gruppo. E che gruppo aveva? Beh, il Brasile è quello che commentava. Sì, il Brasile, poi sì, fatti diversi, anche la Francia. Oh, in tutto questo invece, come si innesta il connubio con Vanessa Leonardi? Ci siamo conosciuti alla sede di Roma, poi l'hanno trasferita a Milano e Che anno era il. nel Ah, 2004. quindi è Io tanto. dovrei scappare perché aspetto No! l'impostazione. Grazie davvero, Maurizio. Un Ciao. abbraccio.